Buongiorno a tutti alla Gioco Roma con Nicola e Claudio. Nella tana del maestro. Alla Gioco. E poi non so, volete salutare qualcuno? Siamo qui di passaggio da Brescello. Giustamente ho preso la carne di cavallo, il macinato di cavallo, che lui vuole un pochettino perché lui non è come me, giustamente cannibale. Lui giustamente. Dio Francesco, sta a fare. Non posso mangiare perché per una serie di motivi, dai, diciamo che è la privacy. Non può mangiare perché giustamente è la privacy. Ma a fare una vista. È la privacy. Devo andare a fare una vista, giustamente, e devi stare a stomaco digiuno. E giustamente mangiamo noi. Ah, con la bella bottiglia di Lamus Madovan alla Gioco, un saluto speciale a tutti quanti. Al capotreno. Ora ci faccio assaggiare la Mus Madovano a Nicola alla Gioc, che è tutta strange, eh? Sono un cazzo. Mamma mia. Fallo riposare alla Gioc, perché quando tutto è alla Gioc, niente è alla Gioc. Ricordi questa parola, Claudio? Quando tutto è alla Gioc, fatti vedere, non aver vergogna. Che un saluto speciale dalla tana del maestro a tutta Valenzano. A tutta Valenzano, Carbonara, Padova, direttamente dalla tana del maestro. Vabbè, ti raggiungo pure Scegli del Campo. Scegli del Campo. Vemo, va. Perché su perché? Che non sono problemi. Bene, ok, oh, la prossima volta che vieni qui. A mascate proprio la malangia, mascate tu. Oh. Qui sta un bel filone alla Gio. Un saluto speciale a Dragan Utremon. Pure Pop Tremon, oppo, grazie. Chi è Dragan? Come è nesso? Ma Pop Tremon. Gli è tornato tutto, ma. Beh, tanto Tremon, non capisco. Questa non capisco. Me, vuoi sentire questo? Quando sei con me qua, puoi dire tutto quello che vuoi. Va. Da Brescello alla Giocolomo con Claudio e Nicola, macinato scelto di cavallo. Crudo e mangiato. È buono. Spettacolo, però. È buono. Alla grande. A cu de Fritz. Poi ho fatto. Mamma mia. Ha pagato Claudio. Quel mio è un poveretto. Ma io ho fatto. Madre. È buono, Romolo. Buono. E voi dovete andare là? A Padova, tornando, sì. E loro ha detto vanno a Padova. E poi quando ti vedi, sì, ma tu sei venuto fino a dove? Dovevi bere nel calcio delle tenebre, almeno tu, maestro. C'hai ragione. Un maestro va a bere nel canone dopo il Kir de Plas. Nel calcio delle tenebre. Un saluto speciale a Erasmo di Valenzano. Ciao Erasmo, direttamente dalla tana delle tigri. Ove il calcio delle tenebre? E c'è un calcio parvi, L'ostia da mang, ma lo di slame. Esattamente, ha ragione Claudio, il maestro deve bere nel calcio della terra, è molto simoso perché mo è estate e le mosche sono in inverno, non ci sono le mosche però invece. Dopo devi far vedere la chiappa mosche, spettacolare, lo so. La chiappa mosca, tutto devo 3 euro che ho sentito, una scatola da 4, 3 euro alla salute. A saluto, Agnolo. Non ce l'ho fatto, mi. Bevi pure per me. Mamma! Bevi pure per me. Newt, che vermut. Esce sul piccante, però perché non c'è un problema. Non fa niente. Quando va per terra, è allegria. Ok. Salute. Ma che no. È buono. A cute prezzi. Gli è buono te. Oh, e mangi chiuda! Com'è? Questo che mangiare, Vuoi mettere questa salsa? No, non troppo. Olio pure, E buono anche con dita buona. Ma dai! Arico, è mangiato a lei! No. Da cancavaglia è buono.
fa gizzare la grande ciola del maestro. Ma dai, cioè, lui è vergognoso, c'è vergosta, è vergognoso, è busta da mangiare, busta fuvi. Ma tu sei quello che hai finanziato tutto. Ma tu i figli non ce li hai? Sì. Hai figli? No. Chi sente tuo figlio? Ma c'è una capisci nulla, c'è un vicino. Ah, è piccolino. Non è miste. Vabbè, domani che fa la grande, che vedrà il video. Dirà, via. Oh, bravo. Papà mi ha salutato nel video. Buon di Frostman. Vemmo, va. Eh sì, spogliamo. Gli è buono, eh. Ma si buca. E non costa neanche a stare questa carne. Un saluto speciale a Fabrizio Franzoi. Allora, bravo. Vabbè, è from Gaetano. È un saluto speciale a Gaetano. Ci siamo già nel video che siamo passati dai 5 minuti. Ora ci facciamo un bel alla do. Alla do. Mamma! Alla do! E vi auguro una buona giornata a tutti da Romolo, Nicola e Claudio. Alla do! Buonasera a tutti alla Gioco Romolo. Giustamente stasera ci siamo preparati una bellissima cosa che giustamente penso che anche a voi vi piace tanto. Fegatini di pollo alla doc. Perché voi sapete che quando tutto è alla doc, niente è alla doc. Madonna me! Alla doc. Bello, fresco e genuino come noi. Ecco qui. Fegatini di pollo. Da! Prendiamo la forchetta alla doc e andiamo inizio alleganze. Il bicchiere delle tenebre sempre portato in mano con il lambrusco mantovano alla doc. Un saluto speciale al manager Alessandro alla doc, tutti i gruppi sempre tutto alla doc. Un saluto speciale grandissimo Leonardo Di Sante e carissimo Cischi, Domenico Palmieri, il grandissimo Giampaolo Milano, Laura, Asia, Sofia, Pippo e la bellissima Maria. Poi un saluto speciale grandissimo a Luca Penaccio e Silvia Passione Motore. È un saluto speciale grandissimo con tanto cuore, perché oggi giustamente in pomeriggio mi sono venuto a trovare il grandissimo Claudio Paradiso e il grandissimo Nicola Balige, carbonara di Bari. Ma dai! E andiamo avanti con la procedura. Da Brescello alla doc con Romolo, fegatini di pollo. Ma! Cotto e mangiato. Male. Preparazione: cipolla, olio, sale, pepe e birra. Magari. Sono un po' salati, però mo ho fatta con la prima, dai! L'occhio mi va bene. Le malelingue però ci saranno sempre, perché le malelingue, gelosia e invidia, quelle ci saranno sempre. E piuttosto, quando una persona è invidiosa, saranno cavoli amari sua. Perché io andrò sempre avanti
per regalare un suo viso alla Doc, a tutti quanti. Perché già qui a Brescello, vicino a casa mia, ce n'è di gente invidiosa. Oh! Però il maestro delle terme andrà sempre avanti per la sua strada. Perché quando poi diventerò famosissimo, mi verranno tutti quanti a baciare i piedi, per non essere volgare, per non dire quell'altra parola. Ma dai! Ma che? Male. Dopo sarò messo. Maledetta primavera. Maledetta primavera. L'ignovini e l'invidia non mi fanno neanche cucinare bene. Adesso la sera bevi acqua. Mamma! Ma che? Troppo sale. Troppo sale. Ho messo troppo sale. Pazienza. Mo l'ho fatto. Dice il prete, la messa sbagliata. Anche io posso sbagliare nel cucinare. Ma questa è la prima volta che mi succede. Sale a manetta. Alla gazzaia il polistirolo. Il colesterolo, maledetta primavera. Il colesterolo. Perché il sale a sale, ma già il sale a sale, alza il colesterolo e la pressione. Ma la pressione, il colesterolo, non ce la vuole avere. Ma dai! L'occhio, diciamo che va bene. Si è sgonfiato, guardate. Perché il maestro delle terme è unico. E rimarrà sempre unico. Ma dai! C'è una secca. Ma dai! Assolutamente. Poi dopo arriva un'altra bella cosa, che mi ha portato il carissimo Claudio e il carissimo Nicola Balige alla Doc. Hanno passato una bella un'oretta e mezza insieme. Giustamente dovevo andare via, non potevo obbligare, trattenere la persona quando non c'è da fare, purtroppo è la vita. Ma che? Da-da! Ah! Macinato scelto di cavallo alla Doc, mi ha portato Nicola e Claudio alla Doc. Il grande mamma, beh, con un pochino mio, perché dopo tengo la secca. Per questa qua me la bevo tutta. E oh, a quando è secca, è secca. E mo' fa scaldo, e mo' fa freddo. Ce la sta! Pinta va piovendo. E mo' c'è il sole. Ma dai! Alla vostra. È un brindisi speciale a tutti invidiosi e gelosi.
Perché come prima o poi l'invidia e la gelosia, prima o poi, sparirà come se niente fosse. Perché più saranno invidiosi del maestro e gelosi, e più li farò invidiare gelosie. Ma dai! Ma dai! Alla faccia loro, tutti gli invidiosi e ciosacce e malelingue, invidiosi, malelingue e gelosi pure. E non finisce qui, perché io li devo sempre, da oggi in poi li devo indovinare pure io, perché l'unica cosa è indovinarli. Perché quando una persona è invidiosa e gelosa, devo dire pure io, alla faccia vostra, maledetta primavera. Quello perché? Perché loro non sono all'altezza di regalare un sorriso come lo regalo io. Maledetta primavera. Ah, povera Italia, povera Italia. Madre, da Brescello alla Docco Romolo, macinato scelto di cavallo, ma crudo e mangiato. Ma è. Ma è. A ricrut e mangio da vai. Mo. Gli abbracciamo a te. Gli abbracciamo a te! Questa è fame naturale, al nervoso. Sono nervoso oggi. Sono nervoso per i fatti miei. No, non ce l'ho con voi, per i fatti miei. Perché c'è una persona qua vicino che mi ha sentito di gridare, non le persone le scabe, di fuori. Ma perché? Perché? Ma che te ne frega a te che grido io? Perché sei geloso? No, perché uno che grida non è normale. Vabbè, allora tu sei, ho detto io, tu sei un invidioso e geloso. E prima o poi farà tutta la fin pure lui. Ah, dai! Perché io andrò avanti per regalare un sorriso. E questa persona, prima o poi, farà pure lui la butta fine. Ah, dai! A solo il club e mangiata la vita, la faccio adesso. Non faccio il nome perché ti rispetto io, perché se vuole facevo anche il nome, non lo voglio fare il nome. So io chi è. È lui che mi deve vedere il video stasera. Quando lui vedrà il video, dirà, oh la Madonna, ho fatto incacciare il maestro stasera. E deve stare attento. Madre! Bene. Ma tu che mi rompi, fiammi? Perché grido? Ma che te la frega te che grido io? Io grido perché sono il maestro. Perché mi ho regalato un tuo viso. Cioè, mo si ci mettono pure persone di fuori. Cioè, nessuno dice niente. Mo, pure questa è la persona che deve parlare. E te, che mi rompi? E va bo. E vabbè, niente ragazzi e ragazze, signori e signore, amici, amiche, fratelli e sorelle, e bambini soprattutto, i nemici stavolta li metto tutto da parte, perché i nemici prima o poi devono soccombere pure loro, perché visto che sono anche i suoi nemici, allora, i nemici
che dico io diventano amici, ma i nemici di fuori strada, che non si fanno mai, ma avete capito, i fatti loro, quelli che non so come prima o poi. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata a tutti. Mwah!